Allora, Luis Nero, The Broken Key. Innanzitutto, come ti è venuta l'idea per questo film? Guarda, l'idea nasce dalle nuove scoperte fatte sulla piana di Giza. Di cui una, tra l'altro, molto recente, proprio in questi giorni, è stato scoperto questo spazio vuoto, un Certo. presunto corridoio all'interno della piramide di Cheope. Io più che altro mi riferisco al periodo delle idee descritte da Boal nel Mistero di Orione. La cosa interessante è che si è scoperto che in realtà la piana di Giza è molto più antica di quello che si pensi, perché sono state trovate tracce di pioggia sulla Sfinge, e quindi il cielo è stato retrodatato a 10.000 anni avanti Cristo. E quindi con questa scoperta si è un pochettino cambiato quello che sapevamo noi, quindi si è capito come mai il faraone faceva il viaggio attraverso il Nilo sotto le piramidi per spuntare davanti alla Sfinge nel giorno del solstizio d'estate e essere incoronato, se si può dire, usare questo termine, dal sole, quindi baciato in faccia dal sole. E questa è stata l'idea ispiratrice, l'ho provata a portare qua in Italia, a Torino in particolare, e far fare al mio protagonista lo stesso percorso del faraone. Quello di passare attraverso gli inferi, passare attraverso il Po, che è il Nilo, il Po, la Via Lattea, e affrontare tutte le prove che doveva affrontare il faraone fino a trovarsi di fronte alla Sfinge nel momento della nascita del sole. Anche la genesi del film ha avuto un percorso tortuoso come quello che deve affrontare il protagonista. Peggiore, peggiore. Mi ricorderò per sempre la Sacra di San Michele, che è una abbazia che c'è in Val di Susa. Ci sono 700 scalini, noi dormivamo sotto, ogni giorno portare tutta l'attrezzatura sopra, basta e avanza, per una settimana è stato un delirio. Il nostro carrello pesa 400 E invece per quanto riguarda queste guest star, icone del cinema mondiale che hai avuto, come sei riuscito a convincerle? kg. Ma l'ho scritto, la sceneggiatura. Secondo me è stata un po' la sceneggiatura, un po' la volontà di partecipare a progetti italiani che uscissero un po' dagli schemi, che toccassero dei temi più legati a una visione internazionale del modo di far cinema e del modo di raccontare storie. Un po' questo credo che sia stato il gettone vincente. Fra loro, chi è che ti ha più sorpreso, magari per un comportamento inaspettato, ovviamente in positivo? Guarda, due mi sono rimasti nel cuore più di altri, un po' tutti, insomma, mi sono trovato bene con tutti, ma due in particolare, beh, Christopher Lambert, perché per me era un dio, cioè Highlander lo vedo ancora adesso 6-7 volte all'anno, e vedere un personaggio che nella mia visione del mondo era veramente uno dei più grandi attori di tutti, vederlo così modesto e umile è stata una cosa impressionante. Cioè, non me lo sarei mai aspettato. E poi c'era Geraldine Chaplin, cioè, con la quale non ho mai girato, perché giravo solo e sempre col padre, lei non veniva mai sul set, veniva Charlie Chaplin direttamente, faceva le smorfie, si muoveva come lui, quindi è stata una cosa impressionante. Invece la scelta del protagonista, Andrea Cocco. Andrea, avevo bisogno di un volto internazionale per il personaggio, era una volontà precisa. Quindi Andrea, sia per le sue capacità dell'inglese, che l'inglese e l'italiano sono allo stesso livello, e sia per il suo aspetto visivo, per la sua figura ancora non troppo sfruttata all'interno del cinema, mi poteva dare quello che era stato Keanu Reeves per Matrix. Ovviamente, quindi questo personaggio che sembrava venuto da un altrove, ed era proprio questo che cercavo nel personaggio, non volevo metterlo in una categoria, quindi volevo che fosse un pochettino transnazionale, quindi la scelta su Andrea. Quindi scelto per il suo inglese, però paradossalmente poi in italiano doppiato. Come mai questa scelta? Ah, in tanti mercati verrà doppiato, il film uscirà in 60 mercati, ci No, sono non mercati. parlavo del film, parlavo di Andrea, nel senso scelto lui per il suo inglese e poi nella versione italiana, però poi Sì, doppiato. questa è stata una volontà a tavolino. Avevamo bisogno che il pubblico italiano riconoscesse in Andrea un eroe. Come noi sappiamo molto, molto bene, la voce di determinati doppiatori italiani caratterizza l'eroe. E quindi c'era questa necessità per il mercato italiano di aiutare il pubblico a entrare nella figura del protagonista. E mentre in lingua inglese la sua voce rimane la sua, quindi c'è proprio una volontà precisa anche sugli altri personaggi, se hai visto, perché c'è una necessità del pubblico di accompagnare voce e persona. Quindi una voce legata ai grandi eroi permette anche al tuo attore, per il pubblico, di
andare meglio all'interno della storia. Come hai raccontato in conferenza stampa, questo film tratta argomenti di cui sei molto appassionato, studioso, ricercatore, ma alla fine di tutto sei soddisfatto del film che hai fatto? Guarda, come dicevo prima, io ho dato il meglio, poi più di quello potevo farlo, quindi cioè, ho soddisfatto o no, ho cercato di dare tutto quello che potevo dare, quindi alla fine come verrà recepito dal pubblico, questo qua è un mistero che non voglio sondare, cioè nel senso io ho cercato di rispettare me stesso e rispettare il pubblico nel film, ho trovato questo compromesso fra le due cose, tenere ciò che a me era caro e far sì che il pubblico potesse viaggiare all'interno del mio mondo. Poi, in quante copie uscirà il film? 200 copie. Quindi comunque un'uscita importante. Sì. Volutamente un'uscita da film importante, perché riteniamo che comunque c'è la possibilità per un cinema curato di poter ambire anche alle stesse poltrone dei grossi film. E per chiudere, hai già immaginato il film successivo? Certo, un regista immagina sempre. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare? Sarà un biografico il prossimo film, però non posso svelare su chi. Va bene, allora in bocca al lupo per il prossimo progetto. Grazie. E anche per l'uscita di The Broken Key. Grazie. Grazie a tutti.